Cari amici, i cigni gli abbiamo dato il cibo e se ne sono andati perché sono incredibili. Mauri, riprendi. Com'è Mauri? Praticamente adesso noi dovremmo riuscire a farci il bagno, però abbiamo il problema che sei sicuro che possiamo farlo qua al bagno? Tieni. Cari amici. Non so, ce l'hanno con noi. Come faccio a farmi il bagno con il cigno che mi piccolo? Ci hanno cacciato via. Dimmi tu se si riesce a fare il bagno così. No. Mauri. Ah, mangulo, Dio buono. Senti Mauri, andiamo. Andiamo via, aspetta. Andiamo all'altra spiaggia, Mauri. Dai, va, cerchiamo di fare le cose fatte come si deve. Sì. Comunque è l'ultima volta che vengo qui. Beh, arrivederci a tutti, la situazione è questa. Arrivederci a tutti, la situazione. Cari amici, stiamo cambiando spiaggia. Guarda, mi sa che ci seguono. E i cigni ci seguiranno, Che cazzo vai? Cari amici, praticamente i cigni sono venuti come se fosse zona loro. Adesso stanno andando via. E adesso noi abbiamo detto cambiamo spiaggia, andiamo più in là. Ma loro vengono di là, ma... Ora stiamo di lì, dai. No, non conviene, guarda, io direi che andiamo dove stanno tutti. Magari riusciamo meglio. Ecco il Mauri col cigno, uno scoop incredibile. Estate 2020, ormai siamo a settembre e comunque è una bellissima giornata. Del giorno Mauri 5 settembre, sabato. Felici. E qua Mauri che facci lì un po'. Il bello del lago. Se non ci fosse sta pietraia. La pietraia è il bello del lago. Il bello del lago, se non ci fosse sta pietraia, che noi abbiamo praticamente, non siamo usati le ciabatte, non abbiamo usato le ciabatte di gomma, sarebbe l'ideale. Perché nessuno ci rompe le scatole. Beh, i cigni. I cigni ci hanno c'hanno un po'. È stato un inconveniente così, ma per il resto. Massima, dai, adesso sì. È stata una bella giornata. Dopo un inizio un po' così, poi dopo. E niente. Bene. Guardate, cari amici, allora di là abbiamo addirittura Arona. La ruota panoramica di Arona. Sì, se riesco a. Perché non devo riprendere persone terze, ma ecco. La ruota panoramica. Qua c'è la banca vela, ruota panoramica.
Ebbene. Mauri, fantastica giornata. Bella giornata, di lago. Bene, si continua. Mauri, cosa vuoi? Dammi, gelati di tutti i tipi. Dammi un cono gelato. €2. Ti ricordi come quel film Bud Spencer e Terence Hill? Sì, sì. Che abbiamo tutti i gusti. Terence Hill cosa voleva? Il pistacchio. Il pistacchio non c'era. Forza, no? Mauri, cos'è questa roba? Cos'è? Questo qui è un furgoncino da persona, da gelataio, oppure da castagnaio anche. E cosa ci fa qua? Sarà tutto un cimelio, che cazzo ne so io. Beh, tutto comunque. Bene, cari amici. E allora un gelato al pistacchio, Sì. Insomma, fammi vedere la carrellata qua, incredibile. Adesso andiamo per nuove avventure al 5 di settembre 2020. E cari amici, quindi da Angera, dell'area Gelmini, Super Mauri vi hanno allietato questa fantastica giornata del 5 settembre 2020. Quindi Mauri, il gelataio. Allora la giornata è finita. Adesso diciamo qualcosa di bello, allegro. La giornata è finita, adesso ci abbiamo nelle nostre abitazioni, è stata una bellissima giornata di divertimento. Ciao cari amici, hai perso pure la testa. Va bene, dai. Allegria. Il Mauri. Allegria proprio, oggi è una giornata top, cazzo. Il furgoncino del gelataio. Qui incredibile ad Angera. Ciao a tutti. Qui in attesa. Infatti, cazzo. Allora, il famosissimo passaggio a livello per il quarto d'ora. Ecco, si è alzato. Benissimo. Lago di Lugano, assieme naturalmente al Mauri in gita. Sì, bello. Si sta bene qua, oggi non fa per niente caldo, ventilato abbastanza, niente. Fantastica giornata, cari amici. Turismo in barca e vela, la nuova moda del 2020. Siccome occorre tenere il distanziamento, hanno creato questo nuovo turismo. Ogni famiglia prende una barca e, pur non sapendo andare in barca e vela, ecco che ognuno di loro viene traghettato da una barca più grande e può prendere il largo in barca a vela. Novità 2020, Lago di Lugano, non solo qua. E qui pure la Coca-Cola e Swiss Made. E questo è il famosissimo, praticamente, cancello
sul lago del parco, al parco Ciani a Lugano. Perché sul lago? Perché serviva per le barche, quindi è strano, no? Cari amici, trovare un cancello, ma dove? Sul lago. Fa un po' di panoramica, Mauri. Un cancello proprio in riva al mare, in riva al lago. In riva al lago. Sembra un mare questo. E infatti, un bel gabbiano. C'è una bella panoramica. Cari amici, sembrava il mare, eh? Invece estate 2020, bellissimo lago di Lugano, a Lugano, Svizzera. E quindi Mauri, pensiero di questo, di questa giornata veramente ottima? Niente, siamo stati bene, siamo stati qui, adesso rientriamo. È stata una bella giornata di agosto, il 4 agosto qua. Al 4 agosto 2020, una giornata. Siamo in vacanza, che se non lo siamo. Con queste gite così belle. Ma che bello, insomma. Passiamo il nostro tempo nel migliore dei modi, direi. Come questo gabbiano così felice di stare a casa sua. Sul lago di Lugano. Felici così. Bene, bene. Libero, tranquillo. Bene, niente. Ciao cari amici. Cari amici, come vedete qui siamo a Lugano davanti alla biblioteca dei Cappuccini e abbiamo trovato questi antichi aratri. Antichi aratri che servivano per coltivare la terra. La vite. La vite, facevano i solchi con i buoi, qui li attaccavano, qua attaccavano, qui ci stava attaccato il bue e quello lì, l'uomo dietro, che Vergaro dietro, che spingeva, teneva. E gli antichi, diciamo così, cappuccini avevano, guardate qui che bella distesa. La vite di qui a Lugano. E niente, uva nera quella. Ebbene, continuo io allora, Mauri, faccio vedere un po' le. Allora, praticamente fantastico, i primi aratri per coltivare la vite, creare dei solchi sia per le piante, far respirare la terra e anche per eliminare le erbe infestanti. I primi aratri, questo evidentemente con le ruote, quindi aveva anche dei buoi o dei cavalli che lo trainavano. Direi di più, i frati Cappuccini avevano gli asinelli, evidentemente trainati dagli asini. Gli aratri, questo può essere anche a mano, con una sola ruota. Questi potevano essere proprio quelli a mano, che erano quelli che si facevano a fatica pazzesca. Insomma, comunque l'importante, i frati facevano tanta fatica, ma l'importante è il risultato. Il risultato è questa bellissima distesa di vite per uva, fantastica. Qui a Lugano all'8 ottobre 2020.